Noi non dobbiamo, se io posso provare a fare l'editore indipendente perché qualcuno molto più coraggioso di me ha sacrificato la propria vita, quindi per me l'emozione è devastante. Io penso di avere due emozioni devastanti. Una quando mi sono laureato su Francesco Rosi, la mia tesi si intitolava La gente deve sapere, è un tuo conterraneo, Rosi ha fatto ripetere questa parola 5 volte durante i suoi film. E non è un caso, scusate, chiudo, se Gian Maria Volte, il più grande di tutti, ha lavorato 5 volte con Francesco Rosi, è un binomio stretto. Quindi grazie Saviano, ho preso questo spazio. Lo dico anche a Sky perché è una produzione, diciamo, una produzione internazionale attraverso i vari. Tu ci hai detto benissimo, l'ambientazione napoletana ovviamente è un pretesto perché poi la storia si magnifica. Questo ce l'hai fatto vedere nel tuo libro, quella bellissima, speciale che mandò Sky sul narcotraffico messicano, no? Allora, se cambi il punto di vista in un'altra serie, in un altro contesto, forse qualcuno che si ostina, ma sono rimasti veramente 3 o 4 persone, che si ostina a relegare questa cosa come locale, cambiando appunto il punto di vista, dando un'ambientazione esotica, un'altra serie, un'altra produzione, dove la Camorra, la 'Ndrangheta, Milano, Napoli, Roma, entrano dalla finestra, forse riescono a capire che è una dimensione internazionale. E quindi la domanda è, c'è l'idea, stai lavorando su qualcosa di internazionale, magari con Sky, sempre grime, perché comunque è un genere che piace molto, però dove finalmente insomma si gioca a carte scoperte tipo Risico e si vede che comunque Napoli è una pedina di passaggio. Credo sia già stata annunciata questa cosa. Allora scusate, ti ringrazio. Sì, rispondo veloce, ti ringrazio veramente per le parole comunicate. Sì, 000 sarà una serie internazionale, nel senso che racconteremo percorsi internazionali. Gomorra, seconda stagione, ti darà delle sorprese da questo punto di vista, sempre dal punto di vista internazionale. E in realtà non ci prende raccontare Napoli al mondo, ma il mondo attraverso Napoli. E questo è un paradigma, secondo me, insomma, importante. Per cui, per esempio, anche la riflessione sulla donna che stavamo facendo prima è interessantissimo, perché dal Messico, per esempio, la Reina del Pacifico, insomma, è una grande narcotrafficante sudamericana, ha le donne che in questo momento hanno in mano interi cartelli in Italia, è soltanto uno studio, un racconto che può far cambiare la percezione. Loro giocano, parlano in questo caso delle figure criminali, esattamente sull'atteggiamento comune di considerarla il sesso debole. Donna Imma era tra ogni personaggio un insieme di personaggi reali, non si ispira solo a un personaggio. Per esempio c'era Immacolata Capone, che è stata uccisa con un bosso, una sparata in testa, no? Che era la delfina della capofamiglia, della famiglia Moccia, che era un clan di sole donne. E nella zona della Vellinese c'erano famiglie, i Cave Graziano, solo donne. Eppure nella percezione, anche il cinema, no? Come mai non è arrivato in massa a raccontare questo? Perché queste storie magari rimbalzavano sui giornali locali, rimbalzavano su testi tecnici troppo complicati per accedere al pubblico. Quindi mai come in questo caso si è fatta un'operazione anche di apertura e di conoscenza di un universo. Intercettazione pubblicata 2 giorni fa dei ragazzini, delle madri di questi ragazzini arrestati sempre 2 giorni fa, queste madri si riuniscono a Napoli e cercano di convincere i figli a fare rapine e non omicidi, perché gli dicono sono 4 anni più o meno se ti fai una banca, se ammazzi comunque meno di 10 non te ne fai. Ed è mi ha colpito molto, donne che si incontrano giovani, perché sono figli molto giovani, sono molto giovani, e iniziano a raccontare in questo modo. Tutto questo è passato, parlo solo di quest'ultima notizia, marginalmente, e rientrerà nel dibattito internazionale e nazionale se una serie o comunque no, c'è la possibilità narrativa di raccontare. Abbiamo tempo ancora per 2 domande. Buongiorno, sono Roberto Sapienza di Parola Colori. Vorrei fare anche una curiosità, regista Sordo, che lo speriamo. Intanto, nel primo episodio Sordo, Jenny Sebastiano si sveglia. Nel secondo episodio passa un anno e lui è in Honduras. Mi chiedevo, ma
come mai Jenny ha potuto tranquillamente lasciare l'anno senza che, come dire, Peronista d'amore facesse nulla? Perché nel primo episodio Peronista dice Jenny non si deve svegliare mai più. Quindi quello che dire è se vedremo successivamente qualche cosa che manca della fuga di Jenny senza problemi da Napoli. E alle donne voglio chiedere se hanno sentito le domande circa il peso di Irma Savastano, se hanno avuto timore di confrontarsi con la figura così costante della prima stagione. Grazie. Però, scusa, non ho capito, cioè la domanda è come ha fatto lui a sopravvivere o come ha fatto uscire fuori dal paese? Ma come è uscito fuori dal paese? Noi non lo raccontiamo, cioè dice assolutamente bellissimo. Allora, probabilmente non si scatenerebbe neanche un processo, perché c'è stata una sparatoria, cioè una persona ha sparato un'altra per lui, probabilmente sarebbe, probabilmente sarebbe semplicemente una vittima. Però comunque quella parte, quella che ha assolutamente saltata, originariamente la seconda stagione cominciava da quello che era il secondo episodio. Ah, ok, era un... Quindi, poiché il passaggio forse sembra, no, ci è sembrato un po' troppo, con il primo episodio abbiamo fatto, diciamo, un racconto che era quasi il tredicesimo episodio della prima stagione. Però quello è un passaggio che fondamentalmente non abbiamo spiegato perché non ci sembrava. No, perché sembrava che ci fosse un vuoto, ecco, capivo perché. C'era... No, questo abbiamo anche nella prima stagione era così. Per esempio, nella prima stagione l'Elissi era caso è raccontata sulla forma di flash forward, cioè su oggi, però riportando le suggestioni di allora, quindi è un po' così olimpica, è volutamente olimpica. Sì. Secondo me un po' la comunicazione che è venuta fuori in questi mesi di attesa di Gomorra ha detto che le new entry potevano essere la nuova Donna Irma. Secondo me è sbagliato questo, secondo me Donna Irma non c'è più, ma c'è comunque, perché è tutto ciò che è stato, tutto ciò che è anche il prodotto di ciò che è stata Donna Irma. Se appunto, mi ricordo che Stefano Solimo un giorno ha dato una risposta meravigliosa a qualcuno che chiedeva perché è morta Donna Irma, perché come tutte le regine, per esempio nelle tragedie shakespeariane, quando mettono in condizione il principe di diventare re, e possono scomparire, ma scompaiono in realtà nella visione, però rimangono perché il prodotto è proprio è quello che può che diventa genio, secondo me. Detto questo, Chanel, parlo per me, poi Patrizia, poi Cristiana parlerà di Patrizia, Chanel è proprio un altro personaggio. Anche qui Donna Irma era una leonessa e aveva, come tutte le leonesse, aveva una famiglia appunto da difendere, da proteggere, aveva un cucciolo da far crescere, e Chanel è una iena, e quindi è una iena, è sola, è sgradevole, è rude, e appunto pensa solamente al potere ed è molto più quindi solitaria. Quindi sono due personaggi totalmente diversi. Dopodiché io sono stata una grande ammiratrice di Maria Pia Calzone, Donna Irma, continuerò a essere. È un personaggio completamente diverso, completamente nuovo, quindi non, anzi per me Donna Irma come Maria Pia, in realtà sono state entrambi il finto e il vero fonte di grande ispirazione, e quindi poi parti con un racconto completamente diverso e prende solo in eredità quello che ti ha lasciato, poi basta, poi così. Grazie. Tempo per un'ultima domanda, vedo che c'è già un microfono. Elisabetta Graziani, La Presso. Due domande per Saviano. Dunque, lei di recente ha sentito appunto che su Gomorra si chiudono gli occhi, che i politici non vogliono vedere le mafie. Proprio ieri Renzi ha ricordato come in realtà il governo abbia promosso delle norme più dure sulla corruzione, autoriciclaggio e anche sulle mafie appunto. Per lei questo non rappresenta la lotta alla corruzione fatta con gli strumenti della politica, a disposizione della politica? E in secondo luogo, Cantone oggi la definisce nichilista e sostiene chiedo scusa, però visto che stiamo parlando della serie, volevo fare domande sulla serie. Vabbè, ma fagli fare anche questo. Una sola domanda, dici due, grazie. Sì, sono connessi, no. Penso che
ci impieghi un secondo a rispondere. Comunque, se dicevo, Platone la definisce nichilista, nel senso che lei dispera delle sue stesse lotte, di lotte che furono sue, volevo capire cosa risponde e se si sente di fare eventualmente autocritica. Come si piaceva della rivoluzione culturale? No, allora sarò brevissimo, visto che quindi qui siamo raccontando di questa serie, ma è naturale che si racconti anche della politica e delle polemiche. Quindi, non basta, no, le norme che sono state prese non bastano, lo dimostrano le ultime inchieste, la politica è profondamente sguernita e, da questo punto di vista. Il Sud è un tema che è diventato marginale anche per responsabilità europee, nel senso le responsabilità non sono soltanto del governo, sono anche del governo. Riguardo l'intervista di Platone che mi cita, non è che mi spaventa essere definito nichilista o malinconico, non lo sono, nel senso che raccontare una contraddizione significa provare a risolverla e non parteggiare per quella contraddizione. E spesso si fa questo errore e si continua a fare, ma secondo me è madornale, cioè prendersela con chi racconta il male e non con il male stesso, ma è un antico vizio italico, lo racconta già Giacomo Leopardi in Zibaldone, no? Quando lui dice che gli italiani odiano chi nomina il male, non il male stesso. Ma al di là delle citazioni il problema è un altro, e cioè che nell'epoca del governo Berlusconi, l'antimafia, i temi mafiosi venivano utilizzati come tema nazionale per mettere in crisi la situazione, diciamo, politica, per mostrare come la situazione politica nazionale avesse delle contraddizioni. In questa fase, quando si parla di mafia, si diffama invece il paese, si dice questo. Insomma, penso che semplicemente sia un errore. C'è molto da fare, cosa che si può fare, assolutamente non credo che sia tutto perduto, anzi, ci sono moltissime risorse. Raccontare credo che semplicemente sia una di queste, quindi chiudo, diciamo, nel modo più coerente possibile con quella che è la mia storia, cioè io non credo che si possa dire che un'opera come appunto un'ora o tutto l'impegno che è stato messo non sia qualcosa di bello. Certo che c'è bellezza, anche quando spesso succede, quando si guarda un film, guardi Apocalypse Now, dici bellissimo, ma come, racconti l'inferno, l'Apocalisse, ma è bello come è stato scritto, come è stato interpretato, bella la fotografia, bello l'arte che ha dovuto realizzare, quello che poi può essere anche una denuncia. Quindi per me mettere in contraddizione i due percorsi, cioè dire, vabbè, ma parli sempre del male, ma guarda il bene, sono innanzitutto due binari, viaggiano sullo stesso binario, quindi sono paralleli i percorsi e le narrazioni. Non solo, ma raccontare, in questo senso mostrare questo tipo di dinamiche, raccontare questo potere, non può essere fatto prescindendo dalla bellezza di quel territorio e anche dalla bellezza che ha portato le persone a poter recitare con un tal grado di qualità, i registi a poter riprendere con un tal grado di qualità. Tutto questo mica viene dalla schifezza, mica viene dal male, tutto questo viene dalla professionalità, dalla conoscenza, dal talento. Quindi non puoi paradossalmente osservare e raccontare bene il male se non sei, come dire, colmo di un bene, di conoscenza e di talento. Quindi in realtà mi spiace molto che si sta tornando a questa sorta di, chiamiamola per la parola, silenziosa omertà, cioè pensare che il non parlarne sia sufficiente nel ridimensionare il problema.